Ciao, buongiorno. Allora, nella diretta di questa mattina abbiamo salutato un po' di persone che hanno richiesto qualche brano, in realtà qualche vinile, ma essendo l'archivio tutto sotto sopra non sono riuscita a trovare le canzoni che effettivamente mi avevano richiesto, soprattutto gli album. Devo dire la verità, è che un album sono riuscita a trovarlo, anche se non erano quelle le canzoni, ma era questo qua, l'album degli Who, in cui insomma abbiamo chiacchierato anche un po' quando ai tempi dell'album e quando si facevano i concerti, se questi erano i cavi e le attrezzature che venivano usate. Mamma mia, era veramente indietro degli anni. Tanti sono stati gli amici che come sempre sono stati in compagnia coi saluti. Si è parlato come sempre dell'emergenza, quindi io resto a casa, è quanto mai fondamentale, ma tra i vari vinili ho trovato anche questo. Eh sì, questo qua di Paul McCartney, che tra l'altro ho ancora sul piatto, che quindi devo andare a togliere. Ecco, adesso lo togliamo praticamente e lo mettiamo direttamente nella sua custodia. Sì, dopodiché questa custodia verrà posata. Ma dicevo, ritornando a noi, ecco, questo era l'album dove ci sono delle canzoni dei Beatles all'interno rivisitate, e poi No More Lonely Nights, che è quella che aveva anticipato come singolo l'uscita di questo album, che poi in realtà è la colonna sonora di questo film Broad Street, che fu un disastro per quanto riguarda i botteghini, ma invece fu un successo per quanto riguarda l'album e la colonna sonora. In questo brano che ho fatto ascoltare c'era la chitarra di David Gilmour, quindi una grande partecipazione. Va bene, questo è un po' quello che ci siamo detti. Tra l'altro ho anche detto che magari la diretta dovrebbe essere spostata magari al martedì, visto che ho meno spazio con l'informazione e quindi posso dare un po' più spazio a voi anche con la richiesta dei vostri brani. Quindi, come sempre, seguitemi, ci teniamo in contatto, hashtag io resto a casa per battere, combattere questa emergenza veramente importante del Covid-19. Un abbraccio e un bacio, ciao!